Parliamo di diritto all'abitare qui alla CGIL con il SUNIA, il presidente Roberto Masini. Che petizione state organizzando? È una petizione a livello nazionale che riguarda appunto il diritto dell'abitare, che è grande assente per quanto riguarda la legge di bilancio 2024 di questo governo. Siccome ci sono tanti punti che sono assolutamente critici per quello che riguarda appunto l'abitare, il SUNIA ha deciso di fare tutta una serie di elaborazioni che riguardano appunto la petizione. I punti principali sono sempre il rifinanziamento dei fondi per sostegno affitto e morosità incolpevole, che già nel 2023 il governo non aveva finanziato e neanche quest'anno lo fa, rispetto a tutta una serie di situazioni di morosità di persone che appunto non sono in grado di pagare l'affitto per problemi che riguardano la salute, il lavoro che manca e tutte queste cose che abbiamo visto. Ecco, ad Alessandria sì, c'è questo problema? Assolutamente sì, posso dare dei dati che riguardano appunto Alessandria. Sono i dati che estrapolati dal Ministero dell'Interno, che ci dicono che per quanto riguarda Alessandria abbiamo un totale di provvedimenti di sfratto emessi di 399, con richieste di esecuzione di 1325 e con sfratti eseguiti di 331, con un incremento del 280% rispetto alla situazione precedente. E nel 2023, anche se i dati non sono ancora reperibili, sicuramente la situazione è peggiorata. Sicuramente.